birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Finalmente elegante. Beh, è una buona occasione, ragazzi. Cioè. Beh, direi, voglio dire, ti ho portato al forno di San Eugenio questa sera per farmi perdonare della festa della donna, visto che non ti ho fatto il regalo. E questa sera ti ho portato qui, a parte che c'è un tramonto eccezionale, ragazzi, bellissimo qua, sull'isola di Tenerife, il forno di San Eugenio. E ti ho portato qui a San Eugenio, ovviamente, perché questo è un ristorante che ha cambiato da poco gestione e fanno veramente cose di un certo tipo. Quindi lo devo provare per forza, insomma. Ovviamente. Va bene, e lo sai che mi sacrifico volentieri. Pezzo forte, quello che piace a te, la carne. Davvero? Quindi andiamo. Menù ricco, devo dire, sto cercando, vedo questi menù, poi mi viene voglia di mangiare tutto. Che strano, come al solito. Allora, uffa, lo sai, no? Beh, vabbè, ma tu lo sai che i ristoranti con noi vanno benissimo. È vero, certo. È vero, assolutamente. Tu che sei sempre in giro, alla fine io ho dirato già da bere. Infatti ho visto, subito, così, pronti via. Un bello spritz. Però insomma lo voglio accompagnare anche con qualcosa. Quindi secondo me ci vuole un bel assaggino, tipo salumi, formaggi, qualcosa buonasera. Del genere, cosa dici? Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Va bene lo spritz? Tutto bene? Procede? Benissimo. Alla grande, lei l'ha già bevuto. Ci mancherebbe. Vabbè, ma scusa, è una beve cosa sempre mia, senza no? Di me, non so come mai succedono allora, queste cose. Per te, perché per sapere se era di qualità. Per se, se era giusto. No, perché dopo li prendo anche su, ma comunque, ecco, esatto. Senti, prima di ubriacare definitivamente con andiamo a, così a prendere qualcosa per sostenere, esatto, cosa ci consigli come allora aperitivo? Per partire assolutamente noi consigliamo la selezione di salumi e formaggi. Abbiamo perfetto. Qui ovviamente puntiamo sul territorio toscano, quindi benissimo. Abbiamo degli affettati belli decisi, abbiamo la finocchiona toscana che poeso salame, guarda salame, per me è già preso, okay. Vado, ma quanto ben di Dio c'è qua, mo? Guarda che roba. Cioè, un aperitivino avevamo detto comunque, Devi scontare, noi non abbiamo fatto il regalo, quindi scontala tutta. Va bene, ok, per d'accordo, parte. Va bene, d'accordo. Cosa allora, stai assaggiando? Adesso io assaggio, perché questo è un salume che fanno loro sotto sale. E visto che non l'ho mai provato, lo assaggio. Buono. Però cosa ti ricorda? Sento, non lo so, come sapore, sì. Mi ricorda una specie di speck. È sì? Buono, È buono. Oh, buono. Sì, sì, questo è mio, non lo devi toccare. No, infatti poi vedo, tanto ce ne sono tanti qui, adesso non lo poi no, no, guarda, l'assaggio in diretta questa, perché lui prima ha detto della bruschetta con il ragù, quindi questa mi interessa molto. Invece. Che strano, infatti stavo dicendo, come mai assaggia prima il salume della bruschetta con ragù che era proprio quello a cui puntavi? Tanta roba, Cosa devo mangiare? Abbi pazienza, è tanta roba qua. Can't smile without you, I can't smile without you. Oh, finalmente sono arrivati questi i miei bei ravioloni con i funghi, ragazzi. I ravioli, i funghi porcini. Sono porcini e funghi secchi italiani. La pasta abbiamo sia porcini. Cosa stai facendo? Perfetto. La pasta sì, è casera. Molto bene.
Molto cioè, bene. Perché mi ruba sempre da mangiare? Senti, io invece voglio pensare al bere. E visto che abbiamo fatto due primi, qua c'è una pappardella col cinghiale fantastico. Ho già visto Roberto quando l'ha preparata, veniva su un profumo pazzesco. Dobbiamo accompagnare un vinello. Sì, vi consiglierei un rosato che abbiamo noi molto buono, di Antinori, lo Scalabrone. Scalabrone? Comunque, sì, perfetto. È particolare perché comunque ha una bella aromaticità, tiene bene col frutto citrico, tiene bene... Cosa ne dici? Scalabrone con i primi, andata. Guarda, io in questo momento cioè sono da un'altra parte, quindi fai tu, dai. Per lei potresti portargli anche un tavernello adesso che... No, stiamo scherzando, ovviamente no. Solo vino di qualità, ragazzi. Non scherziamo su queste cose. Non scherzare perché poi mi arrabbia. Va bene, non ti preoccupare. Non scherzare. Mangiare e bere anche bene. No, poi voglio dire, abbiamo scelto il forno di San Eugenio perché sapevamo che ha una carta di vini pazzesca, quindi ovviamente. Ma anche mangiare. Sì, ma la smetti di mangiare i miei di ravioli, mangia le tue pappardelle per piacere. Mangio tutte, perché guarda, cioè, poi si raffreddano, io non voglio che si raffreddino. Sei veramente incredibile, ragazzi. Io mangio perché sennò me ne mangia tutte lei. Oh, finalmente è arrivato il piatto che stavi aspettando. Guardate qua, ragazzi, l'avete vista sulla piastra, era enorme. Ovviamente adesso è arrivata servita, guardate allora, che meraviglia. Faccio un gesto per te. Sì? Solo per te. Solo per me? Sì, perché io lo so, no, questa è per me perché c'è più grasso e piace a me. Questa è più magra, vedi? Questa è più magra. Ma guarda che colorino. Guarda cosa faccio per te. Cosa fai per io me? Io la mangio al sangue, lo sai. Guarda. Ragazzi, che spettacolo. Che spettacolo, ragazzi, questa carne accompagnata da questa piastra, ovviamente, come la vedete, uno spettacolo, ve la portano bollente, dovete stare attenti, stai attento a non scottarti, mi raccomando. Adesso però, visto che tu hai finito la bottiglia di vino, adesso mi tocca ordinare un altro vino. Hai capito? Ordina il vino, io sto ammirando la carne che adesso la addentiamo subito. I ragazzi che sono molto preparati mi hanno consigliato un Brunello di Montalcino 2015. Ragazzi, sì, questo lo vedo bene. Il vino mi vuole... Guarda che bel decanter. Perché tu non me lo compri a casa? Lo vuoi a casa? Te lo compro a casa. Perché sennò beverai troppo vino. Adesso io non l'ho mai menzionato fino adesso, però se vuoi chiedo a Mario, me lo faccio vendere il decanter qui. Ma che fianco al comodino vuoi questo? No, va di regola, no. Di norma, va. È che io lo vorrei, però lui non ha, no, quindi. Dai, assaggia sto vino, su. Sta bueno? Sì. Ragazzi, Brunello di Montalcino decantato da... accompagna la carne che ormai quasi è finita e devo dire che è molto buono. Ascolta, cioè, fatta per mangiarla, no? Certo. Mangiamola. Cin cin e tanti auguri a tutte le donne. Auguri anche al forno di San Eugenio che ha cambiato gestione da poco, ma ragazzi, si mangia non da Dio, da di più. Più di Dio non c'è, quindi da di più, e venite a mangiare anche se volete quello che ho mangiato io, tanto ho mangiato tanto, però ci sono tantissime cose buonissime e vi aspettiamo qui al forno di San Eugenio. Mi raccomando però, se prenotate dite che ci sono stata io a mangiare tutte queste cose buone, così voi mangiate le altre e assaggiate le altre. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside and everything was going right. And I know just why you could not come along with me. Cause this was not a dream, but you always believed.